Gossip Stefano De Martino, commento a Emma e Belen, attacco ad Andrea Iannone. Ospite della prima puntata di Emigratis 3, Stefano De Martino ha acceso il gossip con le dichiarazioni sulle ex Emma e Belen e su Iannone. Lunedì 19 marzo è andata in onda su Italia 1 la prima puntata della nuova stagione di Emigratis, il programma con protagonisti Pio e Amedeo. Tra gli ospiti più attesi della serata di debutto, c'era sicuramente Cancelletto Stefano De Martino. Intercettato dai comici durante una vacanza a Ibiza, il ballerino si è lasciato sfuggire alcune interessanti dichiarazioni su Emma Marrone, sulla fine del matrimonio con Cancelletto Belen Rodriguez e una frecciatina velenosa ad Andrea Iannone, attuale compagno della madre di suo figlio. Scopriamo insieme cosa ha detto l'inviato dell'Isola dei Famosi sui Cancelletto gossip più interessanti che l'hanno coinvolto in questi anni. Stefano De Martino su Italia 1, l'addio a Belen Rodriguez e l'aneddoto sul matrimonio. Mentre Stefano De Martino si trova in Honduras per adempiere al suo ruolo di inviato dell'Isola dei Famosi, esperienza che si concluderà a metà aprile, quando è prevista la finalissima del reality, su Italia 1 è andata in onda un'intervista che il ragazzo ha rilasciato alcuni mesi fa ai simpatici Pio e Amedeo. Intercettato dal duo comico durante una vacanza a Ibiza, il ballerino è diventato inconsapevolmente protagonista della prima puntata della terza edizione di Emigratis, la trasmissione che da anni prende il giro in lusso nel quale vivono molti personaggi famosi. Nel corso della chiacchierata che il 28enne ha fatto con i due foggiani, si è inevitabilmente arrivati a parlare dei tanti gossip che vedono protagonista il giovane sin dagli inizi della sua carriera in televisione. Dopo aver spiegato a Stefano che il loro intento era quello di sposarsi per ricevere molti soldi come regalo dagli invitati, Pio e Amedeo ne hanno approfittato per chiedergli un divertente aneddoto del suo matrimonio. Ricordando quel giorno del 2013 in cui ha detto sì a Belen Rodriguez, De Martino ha svelato che gran parte del denaro che gli ospiti gli avevano donato, e che lui aveva messo nella giacca dell'abito da sposa, è sparito mentre lui si trovava sulla pista da ballo. Sul perché è finito l'idillio con la showgirl argentina, invece, il volto di Amici ha detto: quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell'altro, è meglio separarsi. Stefano ha anche raccontato le iniziali perplessità che aveva la sua famiglia sulla relazione con l'Argentina e l'ingiustizia che pensa vivano molti padri separati nel dover vedere i figli soltanto due weekend al mese. Stefano De Martino si sbilancia su Emma e Iannone a Emigratis. Gli irriverenti Pio e Amedeo hanno volutamente evitato domande scomode su Belen, in quanto loro amica e soprattutto madre di famiglia, per questo le richieste più particolari che i comici hanno fatto a Stefano sono state su un'altra sua famosa ex, Emma Marrone. Quando gli hanno chiesto se la cantante fosse un amante passionale, però, De Martino ha preferito buttarla a sorridere dicendo: "Non ho abbastanza soldi per gli avvocati". Facendo intendere che rischiava una querela qualora avesse parlato dei momenti di intimità che hanno vissuto ai tempi del loro amore, il ballerino è come se avesse confermato ancora una volta che i rapporti con la pugliese non sono proprio idilliaci, la stessa sensazione il pubblico l'ha avuta quando Silvia Toffanin ha chiesto al 28enne di commentare il nuovo progetto discografico della sua ex Averissimo. Anche di fronte alla domanda su un eventuale ritorno di fiamma con Emma, un po' come secondo i foggiani capita con tutte le ex fidanzate, il napoletano è stato categorico: no, non si può fare. Prima di congedare i protagonisti di Emigratis, Stefano ha lanciato una vera e propria frecciatina velenosa all'attuale compagno della madre di suo figlio. A Pio e Amedeo che gli chiedevano dei soldi per proseguire la loro vacanza a Ibiza e che gli ricordavano che il pilota aveva dato loro circa 500 euro durante il loro incontro,
Il ragazzo ha tonnato, mi dispiace, ma io non gli stessi soldi di Iannone. Nonostante questa battuta, l'inviato dell'Isola dei Famosi ha sborsato 520 euro, battendo dunque quello che per mesi è stato il suo rivale in amore.